Lolo e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Challenge. Com'è? Oggi stavo facendo un sacco di progressi, lo stiamo facendo proprio a go go tantissime sì, volte. Infatti, ma è divertente. Perché è divertente. Oggi lo è spazio anche... non ha limiti perché oggi è molto particolare. Dovremo pescare. Ciò che uno dei bigliettini costruire. Che biglietti cioè, della morte. No. Che tu, io sono... chi inizia a pescare? Tu. Allora, c'è una cosa che io non vorrei proprio mai, che è mela. Io una casa mela, cioè che poi dovrebbe essere una casa nella mela, non ok, allora, mela. Attenzione, io ho pescato. Cosa? Computer. La casa in un computer? Difficile. Ma ce la puoi fare perché tu ce la fai. Va bene, io ho computer, mentre Lara avrà... la mela sicuro, perché sono talmente fortunata. Vediamo. Ok, cos'hai? Mare. Quindi mare, adesso mi piace. Quindi tu dovrai farlo qui, non è il mare, quello qui. Vado a cercare il mare, aspettate. Bravo. Ok ragazzi, trovato adesso, questo è il mare di Lara e questa è la roba, quindi adesso dobbiamo iniziare a costruire. Vi lascio il video. Ok ragazzi, sarò sincero, non è assolutamente una cosa facile, quindi dovremo ingegnarci qualcosa di intelligente. Ok, potremmo partire con questa... con questa struttura qui. Adesso vorrei mettere il vetro grigio colorato. Sta bene? Aspetta, magari i pannelli sono meglio. Vediamo. Dobbiamo farlo bene perché Lara ha scelto un tema abbastanza facile. Il nostro invece non sarà molto semplice. Ok, così potrebbe andare bene come computer. Adesso la mia idea è di mettere dei cavi, quindi tipo fare così, dei cavi che collegano tutte le varie cose. Ne faccio uno così, si collega giù, e uno rosso che collega da giù a su, tipo così. Perfetto, vediamo com'è da fuori. Secondo me ci sta anche un casino. Adesso dovremmo iniziare a creare una decorazione, tipo il tasto di accensione. Io lo metterei tipo qua. Facciamo così e qua mettiamo il tasto rosso di accensione. Non so se mi sta, se è bello. Magari con queste. Non lo so, vediamo. Sì, così è molto più bello. Adesso dobbiamo ingegnarci qualcosa che colleghi al computer stesso. Ok, ragazzi, dopo un po' di tempo sono riuscito a fare un cavo che collega allo schermo. Anche se è un po' piccolo, secondo me ci sta. Poi c'è lo schermo che esce un po', quindi può far sembrare, però forse il materiale va un po' cambiato. Ok ragazzi, ora possiamo fare anche la tastiera, quindi la mia idea è di farla un po' più lunga, tipo farla così. La grandezza ci può stare. Devo contare qui, allora 1, 2, 3, quindi 1, 2, 3, ok. Questa è la grandezza della keyboard. Magari mettiamo al centro questi, così la rendono più curvica. Adesso dobbiamo fare i tasti. Magari se usassi delle pedane a pressione, tipo così. Sì. Posso usare allo stesso tempo, cioè il bordo dell'altro blocco che li fa sembrare proprio come tasti. Invece per i tasti F1, F2, magari potrei usare il pattern tra questi due. Ci sta, sì. E facciamo anche la barra centrale con questi. Sì, ci sta tantissimo. Adesso però arriva la parte difficile, la casa, perché noi abbiamo questa cosa qui, però se non abbiamo una casa, questa cosa non è sulle regole. Ecco, la mia idea di entrata potrebbe essere che questo qui sia un... Ah no, non si può. Volevo fare come il cavo per una normalissima USB,
il cavo per l'USB e ci entriamo dentro, invece no, non si può fare. Va bene, vado di solita porta, la porta va bene anche questa come USB. Va bene, allora mettiamola qui e cerchiamo di fare un po' gli interni. E magari come nello scorso video potrei fare il tipico camino che ho fatto facendo uscire fuori da qui, esatto. Adesso faccio un po' così. Ecco, faccio così e faccio uscire il camino. Magari adesso lo faccio un po' alto, tanto le build battle o Minecraft challenge in questi giorni sono bellissime. Ok, così potrebbe andare, facciamo anche un po', ecco. Ok, allora, c'è un maiale che è passato sulla keyboard, non mi, adesso mi installa i virus. Ok, allora, adesso che ho messo il camino, mettiamo il tipico fumo. Ok, così ci sta molto bene, perché è una casa, quindi. Adesso la mia idea era di poter coprire questo, però penso che non si possa perché no. Magari, allora potrei. Cos'altro potrei fare? Non lo so, sinceramente. Ecco, ho messo pure la chiavetta USB. Devo sapere qualcosa perché altrimenti non si può. Magari potrei mettere questi per renderlo più circolare, perché è praticamente come il mio computer, così è circolare. Devo trovare qualcosa, tipo potrei fare un retro che rappresenti qualcosa. Ok, ragazzi, prendiamo l'erba. Se mettiamo qua un albero, se si può, facciamo un bell'albero. Eccolo, sì, un albero abbastanza strano. No, no, così va bene. Aggiungiamo magari anche una crafting table. Questo. E facciamo così. Prendiamo poi la lana azzurra. Prendiamo questa qui. Ragazzi, allora è venuto molto bene, è molto bello. Anche la chiavetta USB è venuta bene. Magari potrei prendere gli slab che sono qua e fare come una specie di tetto. Qui non si può, qui. Ecco, così adesso ho un. Ecco, fatto una casa computer. Più di questo si fa un po' difficile. Comunque, io penso che questa potrebbe essere la mia casa per questa sfida. Magari lascio un bello scherzato alla Rai, metto sotto qua una chest con su scritto qualcosa di cattivo. Ma quello che c'è scritto lo vedrete nella sua parte dei video. Va bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate per altri video del genere. Ci vediamo nella prossima parte in cui Lara farà la sua parte di casa. E ciao ragazzi!